Can a thin long wind justify everything you got on in my mind? Running a useless is a fine. F is gonna be, it's gonna be alright. Andiamo nel paese del nonno, in Puglia. Mi ricordo che il paesino era bellissimo, pieno di scale, di salite e discese. No, vabbè, guarda che posto, è incredibile. Comunque la Puglia non è più quella dei tempi di tuo nonno e di mio nonno. Cioè, prima le masserie erano soltanto delle masserie. Invece adesso esportano in tutto il mondo. Questo è il vero futuro. Molti napoletani cosa pensavano della legge Merlin e tutti sono contro la legge Merlin. Lei? Capite? Io no. Ah, va bene. E perché le va bene la legge Merlin? Perché ci fa stare in mezzo alla strada. Siamo stancati di fare la prostituta per la strada. Lei portava calze verdi, dormiva con tutti. Ma cosa fai domani? Non lo chiese mai a nessuno, si innamorò di tutti noi, non proprio di qualcuno. In una società moderna come la nostra c'è posto per le prostitute oppure no? Mio padre qualche volta mi raccontava delle storie. Le storie di un viaggio nei suoi ricordi, fatte di parole antiche, popolate di uomini con le facce bruciate dal sale dei campi, con le mani ruvide e con il senso delle stagioni e delle piogge. Storie di tanto tempo fa, però ben impresse nella sua memoria. Li senti? Mi diceva. Li senti questi odori? Lo senti il favonio sul viso? E l'odore della terra umida? E del grano appena tagliato? Le vedi le stoppie bruciare e disegnare le colline la notte? E poi mi sorrideva. Mi chiamo Anna Rita. Sono una giornalista e videomaker. Mi è stato affidato il compito di realizzare un documentario sui comuni dei Monti Dauni meridionali. Hanno chiamato me perché le mie origini sono di qui.
Mio padre è nato da queste parti, ma io non so nulla di questi posti. Non so cosa fare, cosa raccontare. La terra, il grano e il pane e la pioggia su tutto questo, come una benedizione. Mio padre diceva: la pioggia è la ricchezza, è l'oro della terra. La pioggia si invoca, si chiede al cielo. Con la pioggia il cielo si lega alla terra, nelle preghiere degli uomini. Can a thin long wind just fly? Everything you got on in my mind, running on you, spinning is a fine. Everything's gonna be, just gonna be alright. Growing mouth of the city, prison blood of people. In realtà sta andando via da me. Gli faccio schifo ormai. Pensa che non mi guarda neanche più negli occhi. È così che si smette di amare, vero? È proprio necessario che parta? No. E allora perché? Lo sai, io mica posso impedirgli di partire. Posso soltanto trovare delle ragioni nuove perché lui ritorni. In fondo sono stata una buona moglie io, no? Certo. Perché ci vuole una preparazione particolare. Devi pettinare tutti i capelli, districarli per bene, ciocca dopo ciocca. Ci vuole tanta pazienza. E lei non ne ha. Già. Lo fa soltanto per me, sai. Perché sa quanto amo pettinarla. E allora si siede lì e aspetta con impazienza che io finisca. Nonna, sbrigati, dice ogni volta. Vedessi i suoi capelli. Sono bellissimi. Sono forti, sono sani. Sono bellissimi. Io i miei li ho dovuti rasare. Eppila. Mi sono sempre ritenuta incapace di farmi illusioni. Tutto sotto controllo. Semplice, facile, immutabile. Nessuna sorpresa. E adesso sono qui con te. Avrei voluto passare la domenica svegliandomi presto la mattina, preparando i ragazzi, per poi andare a pranzo dai suoi, con un bel mazzo di fiori per la madre e una bottiglia di vino per la tavola. E ci vediamo.
Ma lui no. Lui non voleva questo. Era la parola figlio che gli faceva orrore. 10 anni insieme. E io l'ho amato da subito. Adam. Dove sei entrato? Dai, sbrigati che non vedo l'ora di... Sì, insomma... Hai capito, sbrigati. Stronzo qua! Mi potevi ammazzare, oh! Ci sono! Non so capito! Ci dica se dite! Non so capito, di arretti, di! Ci dica se dite, di! Mi potevi ammazzare! E ci non facciai buccio, dacci dai, dai! Succhino di merda, tu, no! Stavi a città, che ti aveva assato! Dersto, no! Che ma va a fare... Ehi! Non mi si chiama te, che ti chiama chi a te? Vaffangula chi te no, va! Che ti chiama? E boh! Magari a Cristo ci dai! Vaffangula, va! Ma
capitolo primo. Muori a casa tua. Quando l'hai trovata? Adesso. E a chi l'hai detto che l'hai trovata? Non l'ho detto a nessuno. Dico, non dire le bugie. A chi l'hai detto? No, te lo giuro, non l'ho detto a nessuno. Capitolo secondo. I racconti del mare. Aspettate, aspettate. Mettete la luce. Capitolo terzo. Neanche i cani. Non si può morire così. Ma voi è così che volete morire? Eh? Giorgio, lasciamolo andare. Facciamo tornare a casa. Ho fatto una domanda. E poi i figli. Dove cazzo siete stati? Il regalo più bello. Ciò attraverso cui si cresce davvero. Continua a fare quello che stavi facendo. E si diventa forse più saggi. Tanto non te ne frega niente. Dove siamo stati? Ciò che fa cambiare più di tutto la tua percezione dell'amore. Che lo fa essere meno egoista. Lo proietta all'esterno. E lo fa diventare calore e poi protezione. Guarda quello che mi fai fare, guarda. Perdonami. Raccogli quello che c'è per terra. Perdonami per tutte le volte che ho perso la calma. Per tutte le volte che ho alzato la voce. Raccogli quello che è caduto. Scusami. Per tutti i momenti in cui ho messo l'orgoglio davanti alla fortuna di averti conosciuto. Lascialo stare. Asciuga. Lascialo stare. Lascialo stare. Devi stare zitto quando parlo con lui! Thank you.
thin long wind just to fly. Everything you got out in my mind. Running a useful is a fine. Everything's gonna be, just gonna be alright. Stava bene da De Ostia a Pasquetta. Buonasera. Residence ripetta, per cortesia. Sì. Oh, ma non è possibile, ma lei... Lei è... Rocco Trentalance, no? No, Franco, veramente. Franco Trentalance. Franco Trentalance. Comunque con Rocco ci conosciamo, sì. Sì, eh? Avete lavorato insieme? Uh-huh. Bel lavoro, eh? Sempre in movimento. Sì, sì, non mi lamento, eh. Del resto è un po' come voi tassisti, sempre in movimento. Ah, se c'è traffico. Ma tu, lei chi è? Lei è Katie, è un'attrice della Repubblica Ceca. Senta, dottor, scusi, non vorrei essere importuno, ma diciamo lei con quante donne ha... Sono sincero, io non considero le donne né dei numeri e neanche delle figurine da collezione. Io ci ho avuto solo due donne. Mamma e nonna. In un certo senso, beato te, sai quanti pensieri in meno. Ma diciamo lei, da quando ha iniziato a lavorare, quante scene ha fatto? Beh, 1000, una più una meno. Io, insomma, manchi i chilometri che faccio a settimana. Che c'è? Amà. Dimmi, amore. Non riesco a dormire. Che c'hai? Mi è venuto un brutto pensiero. Dimmi, amore, quale brutto pensiero? No, ma mi fa troppa paura. Ma non temere, qui c'è la tua mamma. Dai, coraggio, dimmi. Vabbè, te lo dico. Bravo. Sicura? Ma certo, tesoro. Moriremo tutti, vero? Tu e papà già ci avete impiede nella fossa, ma pure io, come il resto dell'umanità, ho un inizio e una fine. Ma dove è finito l'Exodan? Terzo cassetto in fondo. La stessa taglia del liceo. E anche all'epoca i jeans ti facevano questo effetto gravidanza indesiderata. Amici, 13 minuti sono passati. Il mio brevetto funziona. Stiamo viaggiando senza biglietto. Ha funzionato, lo sapevo. Buonasera. Sono larghi questi bagni, eh? Ha visto quanta gente che ci sta? È una questione di diaframma, i cantanti lo fanno tutti, cantano col diaframma. Quelli che cantano a Sanremo non usano la gola. Se usassero la gola sarebbe un problema. Che c'è? Scendiamo? È un momento, non siamo ancora fermi. No, scendiamo dal piede? Mi sta sul piede. Ah, scusi, perché non l'ho detto prima. Can a thin long wind just to fly? Everything you got all in my mind. Running on you, spill is a fine. F is gonna be, just gonna be alright. Mm. My, my.
as a lonely, 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 lonely life. And I feel, I feel, I feel.